Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono sempre il vostro caro amico Alexio e oggi vi mostrerò un tutorial molto molto interessante su come proteggere la vostra privacy e come guadagnare criptovalute semplicemente senza investire soldi, ma solo investendo del vostro tempo o diciamo del tempo personale. E tutto questo in che modo? Come lo possiamo fare? Vi basterà scaricare il browser open source chiamato Brave, lanciato nel lontano 2016 e ideato dal cofondatore di Mozilla Firefox, basato sul progetto Chromium, che da anni rispetta in assoluto la privacy di tutti gli utenti che lo utilizzano ed è proprio questo il suo punto forte. Ma oltre a questo, Brave integra un adblock, ovvero uno strumento che vi blocca tutto ciò che è fastidioso durante la navigazione su internet e oltre a questo vi blocca dalle inserzioni pubblicitarie alle altre tecnologie usate per raccogliere dati personali e così via. Ma oltre a questo, Brave si dimostra anche un browser 6 volte più veloce di Chrome, di Safari e anche di Firefox stesso. Ed è disponibile sia nella versione desktop che nella versione mobile, Android o iOS. Pensate che per ogni sito che Brave andrà ad analizzare e bloccare contenuti indesiderati, vi mostrerà proprio un elenco di ciò che ha bloccato, di ciò che è dannoso e tutto il resto, insomma. E in qualsiasi momento voi, tramite questo elenco che ve lo mostrerò qui in sovraimpressione, potrete andare a, diciamo, a disabilitare magari delle pubblicità che siete, tra virgolette, costretti a guardare per forza perché altrimenti il sito non vi fa andare avanti. Purtroppo ci sono siti che intercettano comunque questi adblock e non potrete farne a meno, quindi dovrete per forza disattivarlo. Quindi siete anche liberi di disattivare questa cosa o meno. Ok, ora arriviamo al nocciolo della questione, alla cosa più interessante di questo browser. Come vi stavo dicendo appunto prima, come potrete guadagnare criptovalute investendo solamente del vostro tempo e non investendo soldi, perché noi non ne abbiamo e noi siamo poveri come le merde, quindi vogliamo cercare di guadagnare un pochino iniziando da poco e senza investire praticamente nulla. E tutto questo come cavolo si fa? Mo tra un po' vi spiego e ci arrivo piano piano, eh. Comunque Brave, oltre ad assicurarvi il rispetto della privacy e nello stesso tempo la sicurezza, presenta anche un livello di business basato sulla criptovaluta BAT. L'acronimo sta per Basic Attention Token, scritto qua in sovraimpressione, che premia tutte quelle persone che utilizzano nello stesso tempo il browser, che cliccano anche su degli annunci che compariranno da Brave stesso. E non dovrete avere paura di ciò che andrete a cliccare perché sono annunci sicuri e diciamo controllati da Brave stesso. Una volta che voi ci andrete a cliccare, dopo diciamo un paio d'ore vi verranno accreditati pochi centesimi, dai 6 agli 8 centesimi, dipende più che altro da che sito andrete a cliccare, insomma, questo non so dirlo per certo, ma comunque vi pagherà. Ma una volta aperti questi link, questi annunci pubblicitari proposti da Brave, voi non dovrete fare altro che lasciarli aperti per circa 5-10 secondi e poi potrete tranquillamente chiuderli e basta. A quel punto poi Brave riconoscerà automaticamente che voi insomma, ci sarete andati appunto a cliccare e vi pagherà. Ma oltre a essere pagati per gli annunci pubblicitari proposti da Brave stesso, noi potremmo iscriverci, o voi potrete iscrivervi, come content creator, ovvero come creatori di contenuti digitali, e
E per questo, una volta che voi inserirete, diciamo, il profilo social dove normalmente create appunto questi contenuti digitali, ad esempio YouTube, automaticamente le altre persone che utilizzeranno Brave nello stesso momento potranno mandarvi degli BAT o come mancia o come contributo per il lavoro che il content creator sta facendo. Quindi voi, se utilizzate appunto, cioè se le altre persone appunto utilizzano Brave, potranno pagarvi, quindi vorranno mandarvi, che ne so, una donazione appunto per i video fighi, i video belli che sta facendo. Ecco, ogni volta che accumulerete BAT nel vostro portafoglio di Brave, automaticamente prima vi dovrete registrare sul sito di Uphold, che è un exchange dove potrete scambiare appunto BAT o in euro o in altre criptovalute. Questo in che modo? Una volta che sarete nella schermata delle ricompense di Brave, ci sarà sicuramente, adesso ve lo faccio vedere in sovrappressione, ma io comunque già sono loggato, quindi non riesco a farvelo vedere. Ma comunque, una volta registrati, voi non dovrete fare altro che collegare il portafoglio digitale di Uphold a Brave, e automaticamente ogni mese Brave stesso, diciamo, inserirà i vostri BAT nell'altro portafoglio, perché nel portafoglio di Brave non, diciamo, non potete fare, diciamo, tantissime operazioni. Ecco, potrete solamente detenere le vostre cripto, mentre sull'exchange di Uphold potrete anche convertire, ad esempio, i BAT in euro qualora avrete fatto un guadagno tale, oppure qualcuno vi ha fatto appunto una semplice donazione. Ecco, ci tengo a precisare ovviamente che Brave non vi renderà ricchi, però comunque è uno strumento potentissimo e a mio parere utilissimo per fare queste semplici operazioni di invio di criptovalute, oppure proprio di guadagno di soldi in cripto, semplicemente cliccando degli annunci pubblicitari sicuri. Poi oltretutto, cioè, è una figata, ragazzi. Poi ovviamente chi non vuole partecipare in questo mondo delle criptovalute può comunque utilizzare Brave allo scopo di avere appunto una privacy più sicura, più protetta, e quindi sarete meno esposti, tra virgolette, nel web. Per scaricare Brave vi basterà semplicemente andare sul sito di brave.com/download/, e qui vi apparirà automaticamente su quale dispositivo state utilizzando. Ecco, io in questo caso sto utilizzando Windows a 64 bit, voi non dovrete fare altro che cliccarci e poi dovrete appunto scegliere la cartella e scaricarlo. A quel punto vi aprirà appunto l'installazione, ma io non la faccio perché già lo sto utilizzando. Quindi, una volta che l'avrete installato, dovreste avere una schermata di configurazione o di diciamo installazione guidata per la prima volta che utilizzerete il browser, e voi non dovrete fare altro che andare avanti e seguire tutta la procedura. In questo caso, qui possiamo vedere che quando io ho creato una nuova scheda, mi dice esattamente quanti annunci sono stati bloccati fino adesso e li sta continuando a bloccare, la larghezza di banda risparmiata. Ebbene sì, perché questo browser è capace anche di risparmiare banda qualora voi lo utilizzerete sul mobile, perché tra virgolette, in modalità desktop e connessi alla propria rete di casa, wifi, non avrete bisogno di sapere quanta larghezza di banda avrete scaricato o avrete utilizzato. Ecco, però magari se avrete degli giga o di giga massimi a disposizione sul vostro telefono, questo è molto utile saperlo. E poi qui invece il tempo risparmiato per diciamo il tempo totale calcolato da Brave risparmiato nel caricamento delle varie pagine. Ecco, perché comunque Brave è in continua espansione e cercano sempre di migliorarlo e
di migliorare insomma anche le prestazioni dello stesso browser, ecco. Qui potrete vedere tutti i miei, diciamo, pagamenti che sono stati effettuati da Brave stesso. Io in questo momento ho 7 euro, infatti credo ho in circa 8-9 mesi, perché comunque non cliccando sempre sugli annunci, comunque il guadagno è relativamente basso, però l'importante secondo me è che Brave stesso vi sta pagando. E poi comunque attraverso CoinMarketCap potrete visionare come sta andando appunto la criptovaluta BAT. Dovrete sempre considerare che comunque la moneta BAT è in costante, diciamo, è in oscillazione, comunque c'è sempre un aumento costante di prezzo e anche una diminuzione ogni tanto del prezzo, ma comunque si attesta più o meno intorno ai 60-80 centesimi di euro. In questo caso ho messo euro, ma potrete mettere anche dollari, comunque sia. In questo caso, su questa piattaforma, su Uphold, come vi stavo appunto dicendo prima, potrete scambiare i vostri BAT da BAT a euro. Ad esempio, se io voglio convertire 11 BAT in euro, eccolo qua, sono appunto 11 BAT corrispondono a 7,59 euro, più credo anche una sorta di commissione comunque si paga, quindi vedete voi quando vi conviene comunque convertirli in euro, oppure a quel punto potrete anche pensare di convertire tutto in ad esempio in altre criptovalute, tipo ad esempio in Bitcoin, e magari il tasso è leggermente un po' più basso di tassazione o diciamo di commissione, ecco. Comunque ragazzi, io spero di avervi detto tutto quanto riguardo questo browser. Mi raccomando, utilizzatelo perché è molto molto importante e vi assicuro che proteggerà la vostra privacy. E oltre a questo vi consiglio anche di fare una cosa, ma che vi mostrerò in un prossimo video, per sempre per proteggere la vostra privacy. È un'impostazione che si mette su Windows, cui ci vogliono veramente pochi minuti per farlo, ma ve lo mostrerò in un prossimo video. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale lasciando un bel mi piace, mi raccomando, e noi ci vedremo in un prossimo video tutorial. Bella.